Ciao a tutti ragazzi, benvenuti sul canale a questo nuovo video. Oggi parliamo delle tecniche di recupero nella pesca a spinning. Sul canale e sul sito Planet Spin ci sono già dei video dedicati a questo argomento, ma oggi facciamo un nuovo approfondimento facendoci aiutare anche da alcune slide, alcune immagini che ho realizzato per meglio far comprendere l'argomento di cui trattiamo oggi. Ricordo inoltre che sullo shop Amazon sono presenti le guide e i manuali dedicati alla pesca spinning sia in mare che in acqua dolce e anche ci sono guide dedicate a esche artificiali, che l'acquisto di questi manuali, di queste guide, è l'unico modo per supportare il canale e soprattutto questo progetto. Mettetevi comodi che partiamo. Andiamo! Vediamo insieme il sommario, quindi il riepilogo, facciamo il riepilogo degli argomenti che tratteremo oggi in questo video. Partiamo con l'introduzione e capiamo insieme l'importanza del recupero nella pesca spinning, sia essa praticata in mare, in acqua dolce o in acqua salmastra, quindi nella pesca spinning a 360 gradi. Passiamo poi all'argomento principale del video di oggi, che è quello di specificare le tecniche di recupero. Scopriamo insieme le principali tecniche facendoci aiutare anche da alcune immagini grafiche. Passiamo inoltre al tipo di recupero ideale per i vari predatori che noi decideremo di insidiare e infine parliamo anche un po' di quanto conta l'attrezzatura nell'effettuare un determinato e un buon tipo di recupero. Nella pesca spinning, uno dei principali fattori che tante volte in altri video abbiamo definito essere i punti fondamentali della pesca spinning è sicuramente la tecnica di recupero. Perché è così importante? Perché noi dovremmo simulare con la nostra esca artificiale il movimento che vogliamo far trasmettere alla nostra esca e che deve indurre il predatore o la preda che si trova lì nei paraggi ad attaccarla. Quindi con la nostra canna, con il nostro mulinello e con il nostro filo andremo ad effettuare dei richiami tramite il recupero del mulinello e trasmettendo un'azione di nuoto con la nostra canna, l'esca artificiale, ideale per far muovere l'esca in un determinato modo. Quindi è fondamentale per effettuare delle catture riuscire a far simulare un nuoto di un pescetto ferito, di un pescetto che scappa o semplicemente un pescetto che sta nuotando, un pescetto che si nutre. Quindi a secondo anche diciamo dell'esca artificiale, del predatore che vorremmo insidiare e dell'azione di nuoto che noi vogliamo far svolgere alla nostra esca artificiale, dobbiamo essere bravi e pronti a far reagire l'esca in un determinato modo. L'unico modo che possiamo fare è il tipo di recupero, quindi agendo su questo fattore, su questa variabile, riusciremo a far presentare l'esca artificiale, a far interpretare una precisa azione di nuoto alla nostra esca. In questo schema grafico ne ho individuate principalmente 9, ma sta alla bravura, all'esperienza e alla capacità del pescatore di spinning anche inventarne di nuove o riuscire a mixare tra loro diverse tecniche di recupero durante l'azione di pesca. Passiamo al primo tipo di recupero, quello più conosciuto, anche più facile da adottare da qualsiasi pescatore, anche alle prime armi, il recupero lineare. Che cosa facciamo? Lanciamo la nostra esca artificiale, aspettiamo che cada in acqua o che scenda alla profondità in cui noi vogliamo farla lavorare e iniziamo questo tipo di recupero con girando la manovella del nostro mulinello con la canna praticamente ferma che punta l'artificiale o la teniamo inclinata per aumentare
la tensione fra la canna e l'artificiale e iniziamo un recupero che può essere lento o magari più veloce, dipende anche dalle condizioni di mare, condizioni di corrente, se siamo all'interno di un fiume, di un lago, oppure dipende anche un po' dalla tipologia di esca artificiale. Per quale tipo di esca è consigliato il recupero lineare, che può essere lento o veloce? Principalmente per i minnow, ovvero tutte quelle esche artificiali che raffigurano un pesce esca, che può essere il classico pesce foraggio di cui i predatori si nutrono maggiormente, quindi dotato di una paletta, oppure senza la paletta, anche con esche lipless. In tante occasioni di pesca basta lanciare l'esca artificiale e recuperarla linearmente. Diciamo che dipende molto spesso da tipologie di esche che noi usiamo, però nella stragrande maggioranza delle esche artificiali quasi tutte si adattano al recupero lineare. Inoltre anche le soft bait si adattano a questo tipo di recupero, soprattutto ne abbiamo anche parlato in un altro video dedicato alle soft bait, quelle con codina paddle shad, ovvero con la codina a martello, perché la trazione che la codina provoca durante il movimento di nuoto verso l'acqua fa in modo che l'esca abbia un nuoto più o meno sinuoso, emettendo anche delle vibrazioni. Minnow, lipless e soft bait sono le principali esche artificiali che ben si adattano al tipo di recupero lineare. Si sente spesso parlare di twitching, di jerking, ma che cos'è questo tipo di recupero? È il movimento che noi faremo con la nostra canna per ravvivare l'esca. Alcuni tipi di esche artificiali, come ad esempio i minnow jerk, che sono delle esche artificiali dotati di una palettina non estremamente grande, molto spesso una palettina piccola, che cosa succede? Che durante la fase di nuoto dell'esca artificiale, dopo averla lanciata in acqua, durante la fase di recupero emettiamo delle gercate, quindi ravviviamo l'esca con dei colpi laterali fatti con il polso o con il braccio. Se questi colpi, le gercate, sono molto ampie, molto intense, quindi molto potenti, si parla di un'azione jerking. Se invece queste gercate sono molto più leggere, ritmate, magari fatte con unicamente la parte dell'apicale, quindi invece di far lavorare il braccio facciamo lavorare principalmente il polso, andiamo a parlare di twitching, quindi di twitchate. Le esche artificiali che maggiormente vengono utilizzate per questa tecnica di recupero, diciamo, sono i minnow, jerkbait, tuttavia anche altre esche artificiali, quasi tutte, si prestano al movimento jerking o twitching. Anche i lipless possiamo ravvivare con questi colpi laterali, però ecco, queste sono le esche che principalmente vengono utilizzate per questa tipologia di azione. Qual è la differenza sostanziale tra il recupero lineare e il recupero cercato nel ricercare un predatore? Oltre a far muovere l'esca diversamente, ravvivandola anche secondo quelle che sono le capacità tecniche del pescatore che utilizza le esche artificiali e quindi le muove in un certo modo, molto spesso i predatori si abituano alle vibrazioni, ai rumori, al nuoto, ai flash emessi dalle esche che si muovono linearmente. Con il jerking, con il twitching, noi andiamo a modificare l'azione di nuoto dell'esca artificiale, personalizzandola e attraendo maggiormente il predatore che si vede passare davanti qualcosa di nuovo. Molto spesso viene fatto un paragone con gli animali e si fa sempre quello della pallina e del gatto. Che succede? Che se noi giochiamo con un gatto, con un animale, con una pallina, muovendola in modo lineare, costante, man mano che noi andiamo avanti nel tempo, vedremo che questo animale reagirà sempre meno ad aggredire o a giocare con questo oggetto. Se invece noi inseriamo degli scatti, degli aumenti di velocità in questo oggetto che gli presentiamo, andiamo ad agire su quello che è l'istinto
predatorio dell'animale che per un motivo innato, per un motivo interno al suo DNA, aggredirà maggiormente l'oggetto, ecco perché fa parte un po' del suo essere animale. È quello che succede anche diciamo nei pesci. Se noi presentiamo un'esca artificiale che si muove linearmente, abbiamo delle reazioni. Se invece noi presentiamo un'esca che si muove in modo alternato, sincopato, veloce, sicuramente avremo più possibilità che il pesce predatore che cerchiamo di insidiare, diciamo, scatti per quel istinto aggressivo predatorio insito all'interno del predatore stesso. Per quanto riguarda il recupero bottom jump, noi ne abbiamo già parlato in altri video parlando anche delle soft bait. Diciamo che tutte le azioni di nuoto che si svolgono con le nostre esche artificiali nei pressi del fondo sono delle azioni bottom, vengono utilizzate sia nella pesca in mare ma anche nella pesca nei laghi, anche nel trout area. Per esempio, facendo la pesca bottom andiamo a lavorare sulle fasce più basse della colonna d'acqua, sul fondo. Le esche che maggiormente si prestano a queste a questi tipi di recupero sono principalmente le soft bait e anche i lipless. Che cosa facciamo? Una volta lanciata la nostra esca artificiale, aspettiamo che questa cada sul fondo, quindi per questa tecnica di recupero vengono utilizzate maggiormente le esche affondanti, sinking. Aspettiamo che cadano sul fondo e poi iniziamo un tipo di recupero con dei colpetti verso l'alto, facendo reagire l'esca in modo di farla anche saltellare sul fondo. Questo è un tipo di recupero molto attrattivo per predatori che svolgono la loro azione di caccia nei pressi del fondale, come ad esempio le spigole nella pesca in mare. Ma pescando in altri habitat possiamo insidiare la maggior parte dei predatori che svolgono la loro azione di caccia sul fondo, come ad esempio i lucci, i persici, ma anche i black bass. Possiamo insidiarli con questa tecnica di recupero. La tecnica dello stop and go non è altro che fermarsi e ricominciare durante il nostro recupero. Questo possiamo farlo con diverse tipologie di esche artificiali, quasi tutte, principalmente però sono i minnow, i lipless, i jerk e i darter che si prestano a questo tipo di recupero durante la fase di nuoto, che può essere più o meno veloce. Noi ci fermiamo con la nostra esca artificiale anche 1-2 secondi, dipende anche un po' dall'attività del pesce che troviamo, e in tante occasioni vediamo che l'attacco avviene nel momento in cui noi riprendiamo il nuoto, e questo è un tipo di recupero tipico per alcuni pesci predatori che in tante occasioni non sono in spiccata attività. Faccio un esempio: il barracuda in tante occasioni segue la nostra esca artificiale senza mai decidersi ad attaccare, e questa potrebbe essere una strategia da adottare per stimolarlo maggiormente all'aggressione. Il recupero walking the dog invece è un tipo di recupero che si presta maggiormente per esche artificiali top water realizzate con una forma caratteristica in modo da poter lavorare sulla superficie dell'acqua e mettere delle sbandate destra-sinistra tipo zigzag. Queste esche vengono comunemente chiamate WTD o walking the dog perché simulano l'azione, diciamo, di un cane che noi portiamo a guinzaglio, per fare anche in questo caso un paragone con un animale, e vediamo che il cane va da destra a sinistra seguendo un nuoto erratico. Questa tipologia di recupero viene utilizzata per tutti quei predatori che svolgono la loro azione di caccia nei pressi della superficie. Possiamo insidiare la spigola in mare, anche il pesce serra, le lecceame, ma è un tipo di recupero che funziona anche in acqua dolce per la ricerca, per esempio, dei black bass sulle cover, per esempio, oppure in tanti casi che noi vediamo delle cacciate, possiamo utilizzare queste esche artificiali per insidiare i pesci presenti nel primo stato d'acqua.
In che modo possiamo fare questo recupero UTD? Lanciata la nostra esca artificiale, iniziamo un recupero lento, costante come velocità e intervalliamo di tanto in tanto con una sequenza quasi ritmica dei colpi laterali della canna. Che cosa vediamo? Vediamo che nel momento in cui l'esca si mette in tensione con il filo, tramite il filo con la nostra canna, vediamo che questa esca inizia a lavorare da destra a sinistra. Più costanti, ritmate, più intense saranno le gercate e la velocità, di conseguenza avremo un nuoto destra-sinistra, quindi zig-zag, che può aumentare o diminuire anche in base al tipo, alle dimensioni, al peso dell'esca VTD che noi utilizzeremo. Parlando di recupero verticale, stiamo parlando principalmente di jig o di alcune soft bait. Che cosa facciamo? Facciamo affondare la nostra esca artificiale sulla fascia d'acqua dove vogliamo farla lavorare e poi iniziamo un recupero ritmato facendo delle jiggate verso l'alto o aumentando o diminuendo semplicemente la velocità. Questo è un tipo di recupero che possiamo fare da natante, quindi da barca, da kayak, da belly boat o altro natante, ma possiamo fare anche in quelle zone, in quegli spot dove abbiamo una buona profondità subito dopo, quindi dalle punte dei porti, dalle scogliere, a picco, in tutte quelle zone, in quegli habitat dove noi riusciamo a far lavorare la nostra esca in verticale, che può essere un fondale di 5, 10, 20, 30 metri che abbiamo a distanza di lancio. Questo è un tipo di recupero ideale per tutti quei predatori che svolgono la loro attività di caccia negli strati più profondi, sia in mare che in acqua dolce. Parliamo di black bass, parliamo di persici, di lucci, ma anche di spigole, di dentici, di ricciole, di serra, quindi tutte quelle tipologie di predatori che possiamo trovare negli strati più profondi della colonna d'acqua. Un altro tipo di recupero di cui sentiamo spesso parlare sul web o ne leggiamo in qualche articolo su riviste di settore anche, è il recupero a dente di sega. Che cosa succede? Che in alcuni spot dove noi lanciamo lontano la nostra esca artificiale, che può essere un jig o una soft bait, è comunque un'esca affondante, aspettiamo che questa cada sul fondo e facciamo il tipico recupero verticale o diagonale. In tante occasioni però dobbiamo sondare diverse fasce della colonna d'acqua, quindi che facciamo? Dopo 2, 3, 10 giri di manovella facciamo riaffondare la nostra esca artificiale in modo da riuscire a sondare la maggior parte della colonna d'acqua dove insisteremo la nostra azione di pesca. Quindi con questo recupero alternato a gigate verso l'alto, recuperi in diagonale o in verticale e poi lo facciamo riaffondare. Se noi vediamo il disegno che questa esca artificiale andrà a disegnare durante il suo percorso, durante la sua traiettoria di nuoto, ci accorgeremo che è molto simile a quello dei denti di una sega, come anche la nostra slide rappresenta fedelmente. Parliamo anche del tipico recupero del popper. Come si recupera un popper? Ovvero un'esca artificiale priva di paletta di testa che è dotata di una sorta di cavità sulla parte anteriore dell'esca che durante l'azione di recupero, facendo una trazione con l'acqua, emette una scia di bolle e anche il tipico rumore di pop pop, quindi da questo deriva anche il nome di queste tipologie di esche artificiali, i popper. Che cosa facciamo? Lanciamo la nostra esca artificiale. Il popper è un'esca di superficie, quindi riuscirà a galleggiare sul pelo dell'acqua e iniziamo un recupero che può essere più o meno allegro, anche a secondo dell'attività dei pesci e del tipo di recupero che noi vogliamo presentare al predatore. Quindi nel momento in cui iniziamo il recupero facciamo delle gercate laterali con il nostro polso o con la parte del braccio e l'esca artificiale
lavorerà con degli strattoni sul pelo dell'acqua, emettendo la scia di bolle e il tipico rumore del popper. Questo è un recupero molto semplice che può essere fatto anche da chi è agli inizi ed è un tipo di recupero che riesce a stimolare e a richiamare i predatori che si trovano anche più lontano dalla nostra zona di pesca, perché è un tipo di recupero molto rumoroso. Tuttavia possiamo personalizzare il nostro tipo di recupero aumentando o diminuendo la velocità o privandoci delle gercate, quindi possiamo anche fare un tipo di recupero del popper lineare, più o meno lento, più o meno veloce, oppure intervallando con degli stop and go, quindi delle pause e delle ripartenze. In tanti casi i popper possono essere anche recuperati con il classico recupero dei VTD, tuttavia ecco, c'è sempre da inventarsi qualcosa di nuovo per stimolare maggiormente i predatori. Parlando di esche di superficie e dei tipi di recupero che noi possiamo fare con le esche top water, non possiamo fare a meno di conoscere il recupero skipping, ovvero il recupero che possiamo fare con le esche artificiali facendole saltellare proprio sul pelo dell'acqua, facendole schizzare. Le esche artificiali che più si prestano a questo tipo di recupero sono le skipping lures, sono esche prive di paletta, come vediamo raffigurate nel nostro schema. E il recupero skipping possiamo farlo anche con i needle, ovvero quelle esche artificiali che vanno a raffigurare un'aguglia. Anche i lipless, i jig e i VTD possiamo utilizzarli facendo un recupero skipping, ovvero facendolo schizzare sull'acqua. Che cosa facciamo? Lanciamo per esempio il nostro jig, non aspettiamo che questo cada sulle parti più profonde della colonna d'acqua. Appena arriva in acqua, canna alta, recupero abbastanza veloce, anche in base alla grammatura, al peso, alle dimensioni dell'esca che noi utilizziamo, e quindi emettiamo questo recupero skipping. In tante occasioni questo tipo di recupero viene utilizzato su pesci in spiccata attività, magari sulle mangianze o quando vediamo delle cacciate. Che cosa facciamo? Con questo tipo di recupero stimoliamo maggiormente il predatore all'attacco istintivo predatorio, come abbiamo già detto nei capitoli precedenti in questo video e anche in altri video. Quindi tentiamo di stimolare maggiormente il predatore all'aggressività agendo sul suo istinto naturale. Affrontiamo anche il capitolo dedicato alla velocità di recupero e come regolarci in base all'attività e al predatore che dobbiamo insidiare. Per riassumere brevemente questo concetto, ho fatto questo schema di riepilogo dove per recuperi lenti, che sono maggiormente adatti a pesci come la spigola per esempio, il barracuda, ma anche in acqua dolce il recupero lento può essere utilizzato per andare a stimolare all'aggressione pesci che sono in bassa attività predatoria, quindi non sono pesci particolarmente attivi. Invece per quanto riguarda i recuperi a media velocità ideali, per esempio in mare per pesci come la lampuga o il pesce serra, noi andiamo con questo tipo di recupero, il recupero a velocità media, andiamo a stimolare i pesci che sono attivi. Invece con la tipologia di recupero veloce, che può essere comunque adottata sia a recuperi VTD, recuperi lineari, recuperi gercati, quindi tutte le tipologie di recupero si prestano a queste variazioni di velocità. Con il recupero veloce noi andiamo a stimolare maggiormente i pesci più veloci o i pesci che si trovano in particolare attività, quindi pesci in mangianza, oppure dove vediamo delle cacciate. Se noi stiamo pescando in acqua dolce, molto spesso vediamo dei bass che cacciano in superficie, ecco, possiamo stimolarli con recuperi veloci. Allo stesso modo anche pesci di mare come le grosse lecceame o i tunnidi o le palamite, possiamo insidiarle con questi recuperi veloci.
che rapporto c'è tra l'attrezzatura che noi usiamo e le tecniche di recupero? Nel senso che come possiamo utilizzare al meglio la nostra attrezzatura per fare determinati tipi di recupero? Diciamo che è anche un po' una questione di leve. Quando più lunga sarà la nostra canna, più difficoltà avremo a fare per esempio la gercata o la twitchata, perché dobbiamo fare in modo che la canna, questa leva, lavori per trasmettere all'esca artificiale il movimento che vogliamo imprimere. Comunque, per fare uno specchietto di riepilogo, con le canne corte, e per canne corte intendo canne che vanno dai 6 piedi fino ai 7 piedi, per esempio, noi possiamo effettuare dei buon recuperi gercati, oppure possiamo utilizzare delle esche VTD, lavorano molto bene con le canne corte, e allo stesso modo anche le soft bait e jig. Con le canne invece più lunghe noi possiamo fare tranquillamente più metri nella fase di lancio e far lavorare l'esca in modo ottimale con dei recuperi lineari che, come sappiamo, possono essere più o meno veloci. Allo stesso modo anche con le canne più lunghe ci facilitano l'azione del twitching, quindi far lavorare la punta della nostra canna con il nostro polso, e con le canne lunghe vanno molto bene l'utilizzo delle esche di superficie come i popper o le skipping lure. In conclusione, con le canne lunghe possiamo far lavorare bene le soft bait dotate di codina paddle shad, i classici shad, che a differenza delle soft bait jerk sono dotate della codina, e quindi non abbiamo una grande necessità di lavorare molto di canna. In tante occasioni con queste soft bait basta anche un recupero lineare per farle muovere in modo ottimale durante l'azione di nuoto. In conclusione parliamo anche dell'azione della canna, perché esistono canne lunghe, canne medie o canne corte dotate di una particolare azione. Con l'azione della canna andiamo a identificare la risposta elastica allo sforzo. Ne abbiamo anche parlato per ogni tipologia di canna, come lunghezza, e per ogni tipologia di azione avremo delle risposte al tipo di recupero che noi vogliamo fare. Quindi se noi vogliamo far muovere l'esca, per esempio un jerk dove abbiamo necessità di far muovere e di trasmettere maggiormente questa azione di polso all'esca artificiale, è consigliata avere una canna corta ad azione fast. Se invece la maggior parte delle nostre uscite saranno caratterizzate dall'utilizzo, faccio un esempio, di soft bait che non necessitano di particolare lavoro da parte dell'angler durante l'azione di pesca, allora possiamo adottare anche a canne più lunghe ad azione parabolico progressiva oppure azione di punta. Quindi dipende anche dalla tipologia di spot, dall'habitat e dalle nostre preferenze delle esche artificiali nella scelta dell'attrezzatura ideale, che molte volte segue dei parametri soggettivi. Cari amici, siamo alla conclusione di questo nostro nuovo video di approfondimento sulle tecniche di recupero. Vi ricordo che sullo shop Amazon ci sono già le guide e i manuali dedicati alla pesca spinning in mare e anche in acqua dolce. Inoltre trovate dei manuali, delle guide anche per quanto riguarda le tecniche verticali da fare sia in barca che da riva, quindi short air light jigging. Ci sono anche delle guide dedicate al kayak fishing. L'acquisto di queste guide e di questi manuali è l'unico modo per supportare il canale Planet Spin Fishing e soprattutto questo progetto. Spero che questo video sia stato di vostro gradimento. Se così fosse, lasciate un like e scrivete nei commenti eventuali vostre richieste, magari da fare sia in merito a questo argomento oppure di nuovi argomenti da trattare nei prossimi video. Ringrazio tutti voi per la visione di questo nostro video e noi ci vediamo il prossimo, come sempre, su Planet Spin. Ciao ragazzi e alla prossima!